l'anza è salliffa. Salliffa un polipo, di salliffa attacca, no? Allippare è un verbo bellissimo, perché proprio lo salliffa. Sono intraducibile quando una. Anzi, si dice quando qualcuno ti sta addosso. Non allippare. Allippare viene dal lippo, può essere. Dal lippo, però lì si scivola. Però il lippo si attacca, può essere. Allippare è per appiccicare. Allora, è bella l'inquadratura? Sì. Non tallippare tu. Ma tu sei sicuro che viene l'audio? Lo sai che il problema di queste camere è l'audio? Sì, lo so, infatti ho notato questo. E subacqua viene suggestiva l'immagine. Quindi io devo parlare forte. Quando però, tu fai delle interviste devi dire sempre parla forte, sì. Se no non si sente. Se no senti la signora. E io tipo con il labiale. Siamo vicini comunque. Va bene. Oggi mi tremano le mani, l'ho appoggiata. Hai fatto bene. Fammi delle domande perché. Che ne so, Maria Arena, regista. Per voi, ora arriva un'altra bottiglia d'acqua. Nella pausa al ristorante, diciamo. Nella pausa al ristorante. Prego, dimmi tu. Che devo dire? Di te. Se vuoi fare un'intervista mi devi fare domande. Aspetta, stacchiamo questo pezzo, se no non mi sto ricordando se tu sei figlio unico. Io sono figlio unico, però a 40 anni, 4 anni fa, ho scoperto, mia zia Franga, che non è mia zia, è madrina, però io l'ho chiamata sempre zia perché mi ha cresciuto a San Gregorio, ricchissima professoressa, una donna di un'intelligenza pazzesca. Dai, che poi dopo un pochino veniamo. Beh, lo sa Margherita, glielo ho detto oggi un pochettino, poi ce ne stiamo andando, un po' di pazienza anche lei. Deve avere. Beh, allora, una. Mi mancano i silenzi di cui abbiamo parlato ieri. Oggi è difficile stamattina. Sì, con la luce di Dio. Me la presti la bicicletta. Ora ci vuole il silenzio davanti alla porta. Me la presti la bicicletta. Come ti è venuta questa idea di fare questo lavoro in questo quartiere? A San Berillo? Esattamente. Devo guardare lì? Sì, qui. Allora. Il quartiere lo conosco da sempre, sono di Catania, quindi so che quartiere è. Però in realtà sono entrata dentro il quartiere per la prima volta 4 anni fa. 4 anni fa in realtà io ero sulle tracce di Goliarda Sapienza, che è una scrittrice nata a Catania nel 27, poi ha vissuto a Roma il resto della sua vita. Ha vissuto però qua i suoi primi 16 anni in via Pistone, abitava in via Pistone. Io sapevo l'indirizzo, esattamente anche il numero civico, ma non ero... Ero andata così sulla scia di questo romanticismo di cercare la casa di Goliarda Sapienza, autrice dell'arte della gioia, qui non apriamo il file perché è molto... E sono capitata per caso a casa proprio di Goliarda, perché la persona che mi ha aperto il portone, io ho citofonato a caso e ho detto che era una giornalista, volevo riprendere il cortile, è la verità. La persona che mi ha aperto il portone mi ha tirato le chiavi dal balcone chiedendomi un po' di riconsegnarli, quindi ho aperto, ho visto il cortile, mi sono emozionata, mi sono ricordata i racconti di Goliarda, poi salgo sta scala per andare a portare queste chiavi, salendo la scala però mi ricordavo altre sue pagine che lei raccontava che abitava al secondo piano, per cui... E poi parlando con la persona che mi ha aperto, una persona che conosce molto bene San Berillo, e... cosa c'era nella casa di Goliarda, cosa non c'era nella casa di Goliarda. Questa persona la casa l'aveva comprata negli ultimi 10 anni, quindi non c'era nessun collegamento ovviamente con Goliarda, invece poi parlando di una cosa in particolare scoprimmo che quella era la casa di Goliarda. Dopodiché questa persona mi disse: ma vuoi venire a fare un giro a San Berillo? Gli disse: e perché no? E mi portò e mi presentò tutto il quartiere, Franchina, mi ricordo anche falegnami, anche artigiani, che ci sono ancora degli artigiani. E io da allora rimasi molto colpita e niente, incominciai a fare anch'io delle interviste, a prendere appunti, ero incuriosita di questo quartiere, l'ho conosciuto meglio anche a livello storico, ho letto tutto quello che è stato scritto sul quartiere, Trischitta, Turizzina, più anche altri testi, insomma, e poi ho scelto la mia prospettiva da cui raccontare questo quartiere. Mi si dia scimmia che ha le ruote sgonfie. Ma che pigrizia! Abbiamo un pochino più reale. Assolutamente no, perché uno che si fa questa domanda non può essere pazzo. Chi si domanda se è pazzo non è pazzo, perché il pazzo non se lo domanda se è pazzo. No. Quindi manco la pensione non te la puoi fare sta pensione, o fingi come sei bravo a fare l'attore ma poi
devi fingere veramente per più tempo, se no non usare questa dichiarazione, se vuoi prendere la pensione per fare il pazzo non usare questa dichiarazione, non, lo posso. Non la puoi usare. Okay. Okay. Via. Maria Arena, artista. Regista. Vabbè, faccio anche dei lavori che sono meno, diciamo, legati al video, al cinema, che riguardano il teatro. Io faccio da spettacoli teatrali a cortometraggi, per lo più questo è il mio primo documentario. Videoclip, altre cose. E da quanti anni sono? Da più di 20 anni che io ho una telecamera in mano, diciamo. Ho iniziato con, mi ricordo, avevo deciso di fare un viaggio con la Transiberiana, che quindi costava anche tanti soldi. Mi piacevo, ero fissata con questa cosa, poi uscirono in quel periodo queste telecamerine, le prime telecamere video 8 ai band. Invece di farmi il viaggio ho raccolto questi soldi, li ho dirottati nell'acquisto della telecamera. Questa è stata l'origine di tutto. E poi vabbè, poi già studiavo, poi ho fatto la scuola del cinema e ho continuato a fare le cose. Per un periodo ho lavorato anche con quello che è il mio attuale marito come DJ, quindi mandavo questi video durante i concerti. E il lavoro come DJ però era abbastanza particolare, perché lavoravo solo con immagini che venivano da Super 8. Cioè io sono una collezionista di Super 8 e quindi, diciamo, nell'aspetto musicale ho molto usato il Super 8 poi digitalizzato. E vabbè, poi sono passate tante cose, ho fatto tantissime altre cose, le ultime sono legate al teatro a Milano, ma anche al cortometraggio. E insegno anche questo. Insegnante. Insegno, sì, all'Accademia di Belle Arti di Catania, di Milano, e poi in altri corsi, diciamo, di formazione professionale. Ah. Che ti farebbe bene anche a te un piccolo corso di formazione professionale. Esatto, per me. Per crescere un pelino di più, però devo dire che te la cavi, va? Insomma, il prossimo corso che fai? A Catania, vediamo. Ma sono tolto in piedi. Aspetta, gli occhiali, mettiamo gli occhiali. La Wonder e Fabio Liotta. Mi vuoi bene, Wonder? Veramente? Dammi un bacio. Non me lo vedare. Apri gli occhi che sono belli, tira dentro la lingua. Con chi? Io lo voglio. Che fai, mi pungi, faccio le unghie lunghe.